Difficile commentarla questa partita, Presidente. Che vuoi commentare? Pensa anche per una come lei si sono finiti anche... Ma no, io sono andato prima negli spogliatoi, sono andato durante l'intervallo, quasi mi sono prostituito, ma non è questo, no. I giocatori gliene frega un cazzo, quindi è inutile che stavo qui a discutere. Cioè, sei giocatori, a Sabatino gli ho detto, tu sai che se fai il professionista, se fai il padrone di reazione di cacciavia, mi fa rimanere in 10 dopo... Ma che cazzo di professionista sei? Gli ho detto un fallo di reazione. Ma tutto sommato, se ce ne cacciava via un altro, poteva pure pareggiare in 8. No, forse tutto sommato, visto come stava andando la situazione, giocando meglio in priorità numerica. Ma probabilmente ci abbiamo messo qualcosa in più, cosa che non avevamo messo prima. Prima non abbiamo messo niente e niente abbiamo raccolto. Loro non sono dei fenomeni, però qui diventano tutti fenomeni. Ogni volta che vengono a San Benedetto. Ma sicuramente io, con tutto l'affetto che ho per Mattia, non era il difensore Mattia che doveva marcare quel cristone, no? Lì mettici un altro, mettici da Monte, Pia Pecorì, Carto, almeno così le palle da destra e via lui. Lui purtroppo è buono di piedi, però quando si trova in queste cose va in difficoltà, eh. Comunque anche Sandera ci mette del suo, inutile che mi dice la colpa mia, io me la sbatto la colpa tua, io ho detto che mai ci faccio. Adesso che mi dici che è la colpa, però i punti non mi dai. Stiamo a collezionare brutte figure. Sono 5 partite, una più brutta dell'altra. 5 partite, una più brutta di un'altra. E quindi? E quindi poscia. Speriamo da non perdere questi playoff, perché veramente sarebbe una stagione fallimentare in un modo incredibile. Guardate, se falliamo i playoff è meglio che io cambio mestiere. Sì, però non vai da nessuna parte. Adesso, a parte, tutto sommato hanno squalificato quei due, hanno fatto pure bene. Almeno proviamo qualcuno, giusto? Sì. Che tu mi metti sempre alla fine questi 4 giocatori, anzi, hanno riavvivato un po' il gioco, perché tutto sommato anche quando siamo rimasti in 9 hanno messo l'ane. Sì, abbiamo rischiato, perché è normale, in contropiede, loro potevano fare anche altri 2 gol, potevano fare, però almeno ci abbiamo provato, ho capito. Loro sono una squadra che sono di qua per fare risultato, volevano pareggiare, hanno visto che la partita gli si è messa bene e l'hanno condotta fino alla fine, tutto qua. Loro hanno giocato con amore, hanno giocato con grinta, hanno giocato con coraggio, noi queste cose le abbiamo dimenticate, le lasciamo nei spogliatoi e questi sono i risultati. Secondo lei cos'è che non va, Presidente? Tutta la squadra. Oggi, a parte un po' Mancuso che si è dato da fare, il resto è tutto da cancellare. Bacinovic, beh, lo sappiamo, è quello che tiene ordine, però due giocatori non possono fare la squadra. Cioè, io la vedo brutta, la vedo, non lo so. Cioè, è qualcosa che mi sfugge e che... Una volta voglio farla io la formazione, almeno se sbaglio non la pio con nessuno. Senti una cosa, Presidente, lei ha detto che Sanderra ammesso che la colpa è tutta la sua. Che significa? Che si è dimesso? No, vai subito lontano per scrivere domani, okay, Vai subito lontano, ti serve da scrivere? Abbiamo fatto a cazzotti io e Sandero, va bene, scrivi questo. No, tu chiedi, sei malizioso, no, chiedi. Nessuna decisione sull'allenatore. E che decidi? Tu partiti dalla fine, che poi decide? È bello che è deciso, sarà per tranne una decisione eventualmente, no, se ci sarà una decisione. Ma per l'anno prossimo ci guarderemo intorno, non siamo con le mani in mano, signori, non è che io sia scemo, quindi le cose le vedo, pure io le vedo. Però andare a dire adesso sarebbe... Ma può darsi, sai che c'è, io sono allora guarda, abbi pazienza, noi chiudiamo questo campionato, speriamo di fare i playoff,
Nei playoff sono sicuro che cambieranno molte cose, cambieranno. Ma sicuramente lui guarda, qui nasce da lontano l'antipatia di questo allenatore, da quando è andato via Palladini, uno di qua, e ha preso il posto di Palladini, è chiaro che la tifoseria non lo vede di buon occhio, no? Se invece di Palladini c'era un altro, non c'era tutte queste contestazioni, tu abbi pazienza, sennò scendiamo nel ridicolo, no? Sappiamo tutti il motivo perché questo allenatore è contestato. Sì, ma come fa io adesso a non mettere uno grosso in difesa che ci dà corica in armadio? È la colpa mia, ha detto. Io ho detto dalla colpa, non so che farci. Comunque, dopo una campagna acquista di gennaio, che possiamo dopo, è stato un disastro. L'allenatore, abbiamo visto, contestato da tutti. Chi ci mette la faccia? Non c'è un direttore sportivo. Chi ce la deve mettere? Per forza. A gennaio, signori miei, sono solo pezze che si mettono. La campagna acquisti si fa a giugno, la squadra si fa a giugno, non si fa a gennaio. Se si fa a gennaio vuol dire che a giugno abbiamo sbagliato. Ha capito? Oh. Quindi poi a giugno, a gennaio che trovi? Lo scarto degli altri. Però quello che è arrivato. Ma diciamo che a gennaio è arrivato il terzino, è arrivato Bacino, due buoni elementi, no? Non è che sia arrivato Pizzo e Fighi. Bacino ci fa riforma. La Pizarro è l'unico, credo, che anche oggi ha dimostrato con i due recuperi. Però ecco, è stata, possiamo dire, una campagna. Ma ci sono tanti giocatori che sono calati da noi, vi ricordate? Vogliamo parlare del centrocampo, quelli che non hanno più funzionato? Li vogliamo nominare o li conoscete già da voi? Allora? Ma non manca, secondo me, una figura. Manca? Un direttore sportivo, Ma c'è il direttore sportivo adesso? Non vi preoccupate, cioè, sta lavorando già, sta lavorando per l'anno prossimo. Quindi, gli auguri si fanno a Natale e a Pasqua, non si fanno dalla squadra adesso. Gli auguri, tutto io mi auguro, pure io, ma lei pensa che io voglia sbagliare, e allora. No, vogliamo dire che mi è costato il doppio del preventivo la San Benedettese? Sapete che non c'è un centesimo di debito della San Benedettese? È facile criticare, è facile giudicare, è facile tutto, è facile. Diciamo che è più difficile costruire. Più facile distruggere e costruire, ma facendo così distruggiamo, ragazzi. Io non voglio dire che io oggi sono incazzato nero, non è che sia qui a però devo prendere atto di quello che succede. Importante che le dica che c'è un direttore sportivo. C'è un direttore sportivo, sta lavorando, stiamo cercando di creare una buona squadra per l'anno successivo, perché è questo. Sta cercando pure un altro presidente più buono di me, speriamo che lo trovi. Però lei ha detto, è delusissimo per questa squadra, però è fiducioso nei playoff. Sì, è un controsenso, però la fiducia è questa la mia, perché probabilmente si liberano del campionato e mentalmente entrano in un altro campionato, capito?